Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi propongo il What I Eat in a Day, ovvero cosa mangio in un giorno. Ci tengo a precisare che ogni giorno mi piace variare, quindi non mangio le stesse cose e che al momento non sto seguendo nessun tipo di dieta. Partiamo dalla colazione. In queste ultime due settimane sto bevendo la mattina il nuovo tè di Natural Mojo, il Puri Tea. È un tè realizzato in foglia con pezzettini di frutta 100% naturale. È buonissimo, mi piace veramente un sacco. Vado semplicemente a scaldare un po' di acqua in microonde per accelerare i tempi, perché non ho mai troppa pazienza la mattina, quindi scaldo sempre l'acqua in microonde. E questo tè è fantastico perché va a depurare e detossinare l'organismo. Lo preferisco per questo motivo bere la mattina. Vi cito giusto alcuni degli ingredienti che sono contenuti all'interno di questo fantastico tè, come il tè verde, pezzi di mela, fiori di ibisco, scorza d'arancia, menta piperita, melissa, camomilla, lavanda, foglie di fragole, petali di rosa, fiori d'arancia. Insomma, tantissimi ingredienti naturali e molto buoni. E accompagno il tè con alcuni biscotti, circa 6-8 biscotti, e ultimamente sto mangiando questi di Misura che sono buonissimi. Mi piace variare, quindi ho scelto per questa mattina alcuni biscotti con i cereali e altri realizzati con pezzi di frutta, che sono forse i miei preferiti. E poi mi rilasso sul divano bevendo la mia tazza di tè e giocando con Gioia, che è sempre super super dispettosa. Poi ovviamente arriva anche Pato, che super geloso di lei, e gli do un pezzettino di biscotto. Poi passo al pranzo. Ho deciso di preparare delle verdure grigliate. Io vado letteralmente matta per le zucchine, mi piacciono tantissimo, le metterei ovunque. In realtà capirete dopo perché le ho utilizzate anche per cena, mi piacciono veramente tantissimo. Con questo strumento sono andata a tagliarle a fettine, ci metto veramente pochissimo, questo strumento è geniale. E poi vado semplicemente a cuocerle sulla griglia, vado a mettere tutte le mie zucchine e poi mentre stanno cuocendo vado già a salare. Non giro le zucchine, quando vedo che sono belle cotte vado semplicemente a toglierle dalla griglia e continuo così fino a terminare tutte le mie zucchine. Ho utilizzato circa 2-3 zucchine per questo pranzo e poi vado semplicemente a condire con un filo d'olio. Poi ho deciso di cucinare la carne, mi piace tantissimo specialmente la carne rossa, quindi mi sono fatta questa bella crostata ai ferri. Anche qua vado semplicemente a mettere sulla griglia, metto un po' di sale, olio e prezzemolo e sono a posto. Questo piatto mi piace tantissimo perché io adoro la carne, adoro le zucchine, è uno dei miei piatti preferiti. Vado giusto poi a mettere un po' di prezzemolo e olio sulla bistecca e poi sono a posto. Poi arriva il momento della merenda. Solitamente verso le 4:30, 5:30 faccio sempre merenda. In questo periodo dell'anno non possono assolutamente mancare le castagne accompagnate con una buona tisana calda. In questo caso ho deciso di bere l'Activity, sempre di Natural Mojo. Anche questo è buonissimo. Forse lo preferisco rispetto al Puri Tea perché resta molto più dolce, più gustoso il sapore, lo preferisco. Anche questo è realizzato con ingredienti naturali come ad esempio pezzi di mela, lo zenzero, la citronella, la liquirizia, gli spicchi d'arancia che sono grandissimi, gli aromi naturali, pezzi di vaniglia, anche quelli che danno giusto un tocco di dolcezza in più al tè. E poi vado a preparare le castagne, faccio le caldarroste. Io amo le castagne, adoro l'autunno solo per questo motivo, vado letteralmente pazza per le castagne, vado semplicemente a cuocerle sul fuoco e poi la mia merenda con tutta la famiglia è pronta. E questo pomeriggio ci siamo trovati tutti insieme, eravamo tutti a casa e abbiamo fatto merenda insieme. L'Activity preferisco berlo durante il pomeriggio perché va a aiutare a attivare il metabolismo bruciando più velocemente i grassi, quindi preferisco insomma assumerlo durante la giornata e non la mattina. Arriva poi il momento della cena e per cena ho deciso di mangiare i carboidrati e quindi, visto che non voglio, è vero, sì, non seguo una dieta, però non voglio neanche assumere troppi carboidrati, allora in queste ultime settimane sto prendendo le Carb Blocker, che sono delle capsule sempre di Natural Mojo. Sono da assumere 2 capsule 15 minuti prima di ogni pasto. Io le assumo soltanto una volta al giorno, quindi o a pranzo oppure a cena, e soltanto quando mangio i carboidrati, quindi capitano dei giorni che non le assumo proprio, e vanno a bloccare l'eccesso di carboidrati, infatti sono fantastici. Comunque sono andata a preparare un primo piatto di gnocchi con zucchine e gamberetti. Sono andata semplicemente a tagliare le zucchine a spicchi, ho fatto il soffritto con olio e cipolla e poi sono andata a cuocere insomma le zucchine. Ho messo anche un po' d'acqua perché sennò bruciavano, quindi insomma ho dovuto
aggiungere un po' d'acqua per aiutarle nella cottura. E poi sono andata a preparare i gamberetti, l'accoppiata gamberetti zucchine, la adoro, mi piace tantissimo. Ecco perché prima vi dicevo che amo le zucchine, mi piace davvero metterle ovunque, e insieme ai gamberetti veramente sono la fine del mondo. Taglio i gamberetti tutti a pezzettini piccoli piccoli e ne lascio alcuni grandi da parte. Poi aggiungo ancora un po' d'acqua, dove sono andata a versare all'interno lo zafferano, perché ho deciso di fare gli gnocchi allo zafferano, gamberetti e zucchine. Quando poi le zucchine sono completamente cotte, aggiungo all'ultimo momento i gamberetti. Poi, appunto, 15 minuti prima di mangiare, vado ad assumere queste capsule. Sono un pochettino grandi, quindi all'inizio ho fatto un po' fatica ad assumerle, però poi ce l'ho fatta, ci sono riuscita. Vado poi a buttare i gnocchi e voilà, la cena è servita. Provate a fare questo piatto, ragazze, perché è veramente buonissimo, cioè è uno dei miei piatti preferiti. Comunque, se vi possono interessare i prodotti che vi ho mostrato di Natural Mojo, vi lascio il codice sconto del 20% che potete utilizzare su tutti i loro prodotti, è Giada 20, ve lo lascio scritto anche qua sotto nell'info box. E ci tengo a precisare che questo è stato un video realizzato in collaborazione con Natural Mojo, che ringrazio ancora tantissimo. E poi, per concludere, passo allo yogurt. Mi piace sempre mangiare un vasetto di yogurt dopo aver cenato, e stavolta ho optato per quello ai frutti di bosco, e nulla, lo mangio sul divano in compagnia di Gioia, che fa un po' di dispetti che anche lei voleva assaggiarlo. E nulla, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così, vi invito a mettere un bel pollice in su e ad iscrivervi al canale per non perdere tutti i prossimi video. Io e Gioia vi mandiamo un grandissimo bacione e noi ci vediamo prestissimo. Ciao!